Senti, arriva qualcosa, sì, sì, sia da parte mia, esatto, dalla parte mia che dalla parte, perché sporo, l'acqua. Io sporo. Sfora per forza, capito? Metteremo forza in difficoltà, cose, Matteo. Ma che bello, signore e signori, Carmelo, ladies and gentlemen, Carmelo Cacco. Anzi, buongiorno. Prima che non scudamo, sì, Giuseppe, prima di salutare Carmelo, dobbiamo salutare una persona importantissima, una mamma. Quindi salutiamo tutte le mamme. Sì, sì. Salutiamo una mamma. E salutiamo in modo particolare mamma Rosa. Eccola, ecco, signora Rosa. Signora Rosa. Bacio, ecco, la mamma di Carmelo che ci sta seguendo. Come si, Ciao Rosa. Come si, se sempre per i pere, furri a loro, pere longo, pere longo, filoncino che non sei altro, filoncino. Allora, spiegaci chi è filoncino, anche se dobbiamo dire la verità, è talmente tanto nota, è talmente tanto famosa, ormai è pubblicizzata, che ormai quasi tutti sanno tutto di tutto, perché ormai una volta che la mettono sulla piattaforma, ma c'è gente che se la vede di filato. Io ieri sera ho visto due puntate tu sei arrivato nella seconda. Arriva, però c'è qualcuno, per esempio c'è Azza Pippa che non sarebbe. Azza Pippa non se la vedrà fino a quando magari non, ma magari non lo sa, capito? Non lo sa. Dici, di chi stanno parlando? Stiamo parlando di Netflix. Allora, scusami, è di incastrato. Ora sai che succede? Io più tardi andrò a trovare i miei genitori a casa. Stamattina già combatti con me, macio, tutto a posto. Allora, appena arriverò, mio padre mi dirà: senti. Con la voce, con la voce papà, così dello zio, ti voglio bene, dice, ma io per vedermi a Carmelo, a Ficarra e Picone, a Gino Astorina, a Totti e Tira, che hai a fare? E ora facciamo fare un abbonamento. Ma noi perché ci siamo qua, noi siamo qua perché se c'è Azza Pippa che non sape, noi a trovare ci spieghiamo che Carmelo lo trova anche su Netflix. Sai qual è l'altra domanda delle persone un po' più anziane? Mando televisore non male, si può dire, perché il televisore normale è quello dove c'è Rai 1 all'1, esatto, Rai 2 al 2, Rai 3 al 3. La cosa più pericolosa è quando dirigono: ma già vuoi cinema di Giù? Hai capito? Ciao cinema di allora stiamo parlando di incastrati. Ficarra e Picone, di Ficarra e Picone seconda serie che vede protagonista anche il nostro amico Carmelo Caccamo e tanti altri colleghi, devo dire per la verità. Ma parliamo invece del tuo ruolo, Filoncino è il tuo soprannome. Sì, Filoncino è il soprannome che tu, come sai, in questa serie tutti quanti questi scagnozzi hanno del, in base al lavoro che fanno hanno un soprannome. Nel mio caso quando ci siamo seduti, quando mi hanno incontrato Ficarra e Picone per raccontarmi questo ruolo, mi dissero: senti, non ti metti a ridere quando ti diremo il tuo nome. Cioè, qual è? Dice Filoncino. Mentre si è picchiato un po'. Poco. Vagamente. Ma almeno cucciettato, voglio dire. Ma chissà, c'ho Vasteggia. Filoncino. Però la cosa ha funzionato, perché è sicuramente uno dei personaggi che andrà di più nella memoria, anche perché tu sei protagonista di parecchie puntate di questa serie. Tu arrivi alla fine della seconda. Perché l'ho visto. Di tutte le sei puntate, tranne la prima, perché la prima è di racconto ancora di collegamento. Senti, ma senza spoilerare troppo, tu esattamente chi sei? Così per inquadrarti, senza dire troppe cose, sennò poi. Siccome tutti gli scagnozzi nella prima serie vengono arrestati, arrivano due nuovi scagnozzi uno che si chiama Filoncino e uno che si chiama Picasso, picchia latte case. Basta avere a che fare con delle setole applicate a qualcosa in legno che uno si chiama Picasso. Picasso e Filoncino si occuperanno di tutti i nuovi tutte le cose che succederanno a Padre Santissimo, ma soprattutto Padre Santissimo, che è il capo della cupola, il boss, quello vedendo la serie adesso, e Domenico Marchese mi pare che Maurizio Marchese che praticamente vedendo la serie ti rendi conto che poi è molto collegata all'arresto di Matteo Messina Denaro, perché sembra assurdo, l'abbiamo girato un anno fa, ma sembra assurdo. Ma sai, per forza di cose io credo che poi sia normale, no? Che uno dice: ma questa cosa somiglia, perché tutto sommato delle analogie ci sono, poi parliamoci chiaro, la grande forza di questa serie, soprattutto nella prima, per questo sono stati molto apprezzati, perché si parla di mafia in maniera sminuente per la mafia, no? Non è la solita fiction dove la mafia vince, anzi la mafia è buffa, la mafia fa degli errori, viene presa in giro spudoratamente, ma guarda, prendono anche in giro certa informazione, per esempio,
con Sergione, con Sergio Friscia, Sergio Friscia, che Sergio Friscia fa questo giornalista. Sì. Poi c'è Tony Sperandeo, che è meraviglioso. Senti, ma visto che io c'ho il trailer, cosa inutile. Tony un uomo straordinario. No, a parte che è un uomo straordinario, davvero lo confermo. Tre mesi con lui sono stati veramente meravigliosi. Presto lo inviteremo. C'ho il trailer, vai, lo facciamo vedere. Ma certo. A Marco il play. Vai, ecco. Vai, trailer.